action! Ehi, hey, sono lieto di rivedervi. Ma anche no. Rayman, che piacere vederti di nuovo sano e salvo. Finora sei stato più veloce dei pirati, ma questa volta sarà più difficile. Tanto per cambiare. Hanno bloccato la porta con molta energia. Ci vorranno 400 luna per aprirla. Fantastico! Hai raccolto luna a sufficienza per passare. Hai davvero del talento, sono sicuro che ce la farai. A trovare i 600 lume che ti servono per la prossima porta. Ma devo avvisarti che attende una terribile prova. La guardia della prossima maschera è impazzita. L'esplosione del cuore del mondo l'ha resa ingovernabile. Lì ha cercato di ragionare con lui ma senza successo. Aspettati una lotta terribile. Buona fortuna. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova parte di Rayman 2 con Crash Stefano. Si vede già un barile che vola, oddio. Ho paura di sto livello. E andiamo. Inutile che vi barricate, tanto vi vado a prendere. Ah. Sente già una gabbia. Penso che andrò di qua. Occhio alle piattaforme trollose. Ecco. Sono trollose perché quando arrivano a una certa altezza iniziano a capovolgervi e voi dovete essere pronti a saltare via. Penso che proseguirò di qui dopo. Alle spalle? Cos'è stato? Ah, eccolo qui, un barile. Ancora qua stai. Adesso io ho il colpo potenziato, quindi sono più potente rispetto all'ultima volta che ci siamo affrontati. Basta, figlio de una vacca. Fail. Finito. Oh. Ok, 1 di 4 fatto. Mm.
per lì non essermi lasciato nulla indietro. Guardate che bello, siamo sopra il mondo. Sente qualcuno che invoca il nostro aiuto. Dombros. Sopra queste piattaforme non ci sono molte sorprese. Ti ho colpito già due volte e non sei morto. Ok, ora sei morto magicamente. Pericolo piranha. Quel granchio mi sta impedendo di salvare questo. 1 su 7. Ok, andiamo avanti. Ne sono già 2. Fatemi ragionare. Sì, di qua. Oh, cacchio. Vieni fuori. Un secondo barile, non è possibile. E com'è che non mi ha fatto niente? Io ero lontano. Cioè lui mi aveva preso. Intanto ha laggato il suono del barile. Scusate, ma laggano gli effetti sonori adesso. E smettetela di laggare. Please. Questo barile mi sta facendo laggare tutto. Ma io l'ho colpito, siete testimoni, io l'ho colpito. E al massimo anche. Ok, l'ha smesso. Mamma mia, non se ne poteva più di quel rumore assordante. Pium, pe, 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 pium, pium, pium. Scusate, piccoli problemi tecnici. Ok. E sono 3. Ora non si sentono proprio rumori di fondo. Sto usando un disco un po' vecchiotto, lo so. Ora vediamo cosa c'è qua sotto.
Strano che non ho ancora visto nulla di che finora. Forse il meglio deve ancora venire. Ok. Abbiamo sbloccato la porta. Entriamoci. Il nostro sparo non è abbastanza potente. E dire che l'ho caricato al massimo. Porta il barile sulla... Barile! No, non ci credo. Ma quando è che mi lascerete in pace? Ok, il terzo è stato liberato. Ora... andiamo qui. Barili volanti. Cosa può esserci di peggio? Ora facciamo manovra. No. C'è uno là sopra, devo raggiungerlo. Ma si può fare manovra meglio di così, no? Ah. Grazie a Dio sono riuscito ad appendermi. Ok. Qui c'è qualcosa? Sì, ci sono due lumi. Ok, ora continuiamo la cavalcata con il barile infernale. Un altro là sopra, vai! Salvo. Lo so, anch'io sto iniziando a mi ha spaventato. Vieni qua. Ora, dove devo andare per andare dove devo andare? Ok. Non c'è nient'altro che devo fare con il barile, no? Gradirei essere informato subito, così non devo fare giri della morte inutilmente. Ah! No, non devo fare niente. E se non è così mi vedrete imprecare come un pazzo. Basta sti barili, basta. Mi state torturando. Ora so anche che i barili sanno volare. Ok.
stavo meglio prima di saperlo. Wow. No! Ora bisogna scendere di quota. Non troppo, perché quest'acqua non è buona. Però... ste manovre impossibili. Vabbè, tentativo dopo tentativo ci riusciremo. Tan ta tan ta 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 tan. Madonna! Ma che? Tu devi morire male. Devi morire male. È troppo veloce per caricare il colpo. Cioè, per lasciarmi caricare il colpo. Aia! Ok, è morto. Ok, abbiamo liberato anche l'ultimo. Ora ci rimane solo da prendere tutti i lumi e finire il livello. Bloccato. Cosa dobbiamo fare? Eccolo là, il pulsante. È a tempo però. Dobbiamo correre. Tu non piaci a me, io non piaccio a te, ma per questa volta dovremo collaborare. Per un pixel. È ancora aperto sto cancello? No. Corri, Forest! Tan ta tan ta 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 tan. Ta ta tan. Stupidi Loom. Ma perché vi siete dovuti dividere in 800? Certo, in 1000 sarebbe stato peggio. Però siete peggio delle gemme di Spyro, siete ovunque. Io odio i barili. I barili di merda. Sì, l'ho detto. Era da tanto che sognavo di dirlo. Grazie, grazie a tutti. Si sta scaricando il barile. Oddio, sta crollando. Ok. Per ora l'ultimo barile e poi ce ne andiamo. Dai. Gli ultimi tre loom. Aia. Porca vacca. Ok, ce l'abbiamo fatta. A malapena. Bene, procedo. Due lune, guardate quanto è romantico. Danziamo al chiaro di luna. Oh,
e per questa parte è tutto, qui da Crash Stefano, alla prossima!